Ciao ragazze, bentornati a tutte sul mio canale per un nuovo video. Come sempre ragazze, prima di iniziare questo video vi invito ad iscrivervi al canale se avete piacere e di seguirmi su Instagram, che sono sempre molto attiva sia nelle stories che per quanto riguarda i post. Quindi se vi fa piacere mi trovate anche su Instagram. Oggi video vlog. Qualcuna di voi, mentre che ero in vacanza e vedeva i miei video che vi ho lasciato la settimana scorsa, mi ha chiesto se appunto facessi il video vlog e che lo aspettava, per cui io ho diciamo fatto un po' di foto, un po' di video per quello che abbiamo fatto e visto al villaggio. Devo dire che ogni anno per noi è sempre una bella vacanza, è sempre nel nostro cuore il Nirvana. Il mare Ionio è un mare spettacolare. Gli animatori sono sempre più bravi ogni anno, per cui veramente ci troviamo un amore. Per cui ragazze, io vi mando un grande bacio e noi, se volete, ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Ciao ragazze! Buonasera ragazze, oggi è venerdì, penultimo giorno per noi per andare in vacanza. Stiamo andando a cena. Qui c'è mio figlio. Salute. Ciao. Stiamo andando a cenare e stiamo andando verso il ristorante, che si trova là in fondo. E come vedete c'è un immenso giardino, ci sono i campi di tennis, bocce, un po' di tutto. Stasera c'è lo spettacolo per i bambini del leone e qui ci sono anche gli animatori che stanno organizzando. In fondo là c'è la spiaggia e poi alla sinistra c'è il bar. C'è l'ingresso del ristorante. A più tardi. Questo è il nostro tavolo. Mio marito è già tutto allestito. Questa non dipende dalla struttura. Tra le tante cose c'è anche il gusto. Io la prima volta che lo mangio, me l'assaggio. Insomma, è buonino. Abbiamo il finocchio cotto. Manuele si sta mangiando per il momento, che cos'è? Prosciutto cotto, tacchine, olive calabrese, olive calabrese, un po' di pane crostato, della focaccia. Poi abbiamo del pesce spada e patate con del cotto, credo. Per il momento è quanto. Poi come primo piatto ci sono i rigatoni con salsiccia, poi ci sarà i funghi, poi ci sarà un altro vino di mare, per cui ne mangiamo proprio giusto un po'. Lo scoglio. Allora, come secondo primo piatto abbiamo i pastelli allo scoglio. Allora, passiamo con la seconda bistecca di vitello.
secondo. E ora passiamo al dessert. Adesso approfitterò la limone. Vediamo. Già questa non me la mangio, li prendete di mio. Allora, si tratta di un profiterolo alla gelata al cioccolato. Assaggiamo, se riesco. Buonissimo. Allora, adesso abbiamo finito di cenare, andiamo a prendere il caffè al bar. Ah, come si sta bene, ragazzi, qui. E andrei mai loro, anche loro con i telefoni in mano che documentano. Caffè, caffè, qua ci stiamo preparando per questa sera. Saranno belli tutti vestiti in rosso per chi ce l'ha. E poi c'è lo spettacolo dei bambini con il leone. Sentiamo la voce, com'è? Così il piccolo Simba cresceva tra l'amore di suo padre Mufasa e l'odio di suo zio Scar. Simba amava giocare e divertirsi con la sua amica Nala. Un giorno suo padre decise di mostrargli tutto il regno e di annunciargli che sarebbe stato lui il futuro re. Guarda Simba, un giorno tutto questo sarà tuo. Wow! Tutto quello che vedi sarà tuo, sarà sotto il tuo potere. E invece, così è pieno di luce, un posto all'ombra. No Simba, i posti all'ombra no, promettimi che non ci andrai mai. Te lo prometto.
Madre! No! Madre! Simba! Simba, cosa hai fatto? Non ho fatto niente! Simba era venuto a salvarti, è tutta colpa tua, Simba! Hai ucciso tuo padre, Simba! Sei stato tu! Scappa! Vai via, Simba! Finalmente è arrivata la mia ora! È arrivato il momento in cui leoni e iene si ciberanno della stessa bestia. È arrivato il mio regno. È arrivato il tempo del regno di Scar! Due piccoli serpenti, un'aquila reale, grande topo, l'elefante, non manca più nessuno. Solo non si vedono i due leopardi. Ci sono due coccodrilli ed un orangotango. Due piccoli serpenti e un'aquila reale. Quanto troppo l'elefante, non manca più nessuno. Solo non si vedono i due leopardi. Ehi, Timon! Che c'è, Pumba? Che abbiamo qui? Cosa ti è successo? C'è una cosa tragica, non ne voglio parlare. Cos'è successo? Parla con noi. No, non ne voglio parlare, lasciatemi stare. Oh, ma ti vedo così! Ti vedo così! Nero. Beh, in realtà io lo vedo marrone chiaro. No! Depresso! Oh. Che ti è successo? Lasciatemi stare! In casi simili il mio amico Timon dice sempre una cosa: devi lasciare il passato nel tuo di dietro! Eh già, ha ragione! Noi abbiamo un motto: Hakuna Matata! Hakuna che? Hakuna Matata, è vivere senza pensieri, in libertà. Canta con noi, ragazzo! Hakuna Matata! Buongiorno, oggi è sabato, è l'ultimo giorno per noi. Comunque vi volevo ricordare che tutti gli outfit che mi state vedendo di sera e di mattina sono tutti quelli che ho preso su Shein e che ve l'ho fatti vedere nei video haul di Shein, quindi li trovate tutti lì. Noi andiamo a fare colazione. Ciao. E poi a mare. A dopo.
Allora, abbiamo finito colazione, adesso ci rivolgiamo, andiamo verso il mare. Oggi altra giornata bella piena di sole. Faccio vedere l'ingresso del mare. Ecco qua, questo è l'ingresso per il mare. Questo è tutto, sono tutti gli ombrelloni del villaggio. Lì ci sono i bagnini, ne sono quattro. Devo dire che sono veramente molto coscienziosi, mai visti così in altri villaggi che abbiamo girato. Infatti perciò è diventato anche il mio preferito. Un po' di tutto ho trovato qui. E poi buongiorno, questo è il nostro ombrellone di mattina.